Benvenuti a questo nuovo episodio di approfondimento di controinformazione. Oggi vi parlo di un qualche cosa che non troverete praticamente da nessuna parte, ma che è importantissimo. Dovete sapere che è in corso un'indagine per una presunta maxi truffa ai danni dell'INPS, non a carico dei furbetti del reddito di cui quotidianamente da mesi e mesi sentite parlare a reti unificate, no, da parte di uno dei più grossi gruppi editoriali che ci sono in Italia. Sto parlando del gruppo Gedi, proprietario di La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, di radio come Radio DJ, Radio Capital, Radio M2O e un'altra miriade di organi di informazione locali e mica locali. Che non ne parla nessuno di una notizia di questo tipo. Se voi andate su un qualsiasi motore di ricerca e digitate gruppo Gedi, inchiesta gruppo Gedi, presunta truffa, buonanotte amici cari! Non trovate praticamente nulla se non due o tre articoletti o forse meno, perché io questi li ho grazie alla rassegna stampa quotidiana a cui posso accedere. Ma andiamo avanti a cercare di capire di che cosa si tratta. Il primo articolo è questo qua, ve lo faccio anche vedere, i timbri truccati e lavori fantasma, le carte false per le pensioni d'oro. Quindi stiamo parlando di accaparrarsi delle pensioni d'oro, cioè far andare in scivoli prepensionistici. Mi viene da piangere o da ridere, non lo so. Alcuni, tanti, ora vi dirò quanti, dipendenti del gruppo Gedi taroccando le carte. Ma guardate anche qua, che bello, è sempre la verità. Le maxi pensioni dei manager di Gedi e l'ex amministratore delegato avvertiva occhio ai cellulari. O ancora questa, pensioni d'oro col trucco, i vertici di Gedi sapevano le carte che li inguaiano. Ma andiamo un po' più nel dettaglio a vedere questa vicenda che dovrebbe essere già arrivata a tutti i cittadini attraverso gli organi di informazione. Invece sono convinto che voi che state ascoltando la mia voce in questo video arrivate a conoscere per la prima volta questa notizia che non passa da nessuna parte. Comunque, secondo il pubblico ministero, leggo testuali parole perché devo evitare, amici cari, di farmi querelare un'altra volta, e qua se sbagli, perché stiamo parlando di un colosso enorme, una singola virgola me ne becco un'altra di querela. Secondo il pubblico ministero, Ingedi, per ottenere quasi una cinquantina di prepensionamenti, avrebbero contraffatto i libretti di lavoro di diversi dipendenti a cui mancavano anni ancora per accedere ai benefici. I casi contestati nell'avviso di chiusura delle indagini riguardano per l'esattezza 45 lavoratori. E qui, oltre a queste informazioni che avete ricevuto, ce n'è una importante, che la procura ha chiuso le indagini. Dovrebbe essere una roba incredibile, perché sono anni che vanno avanti queste indagini. Ed infatti, vado avanti a leggere, nel marzo del 2018, quando la Guardia di Finanza va nella sede del gruppo Gedi, inizia ad acquisire, secondo quanto si apprende da questo articolo, le prove di quei ritocchi. Negli uffici del personale c'erano ancora alcune copie originali e quelle modificate dei libretti del lavoro e delle documentazioni taroccate. Correzioni approssimative, si legge, degne della tipografia dei soliti ignoti. E vi prego di continuare a seguirmi perché è importantissimo quello che vi sto per dire. Sapete come andavano a modificare per far andare in pensione prima chi non poteva andare in pensione e quindi liberarsi di questo personale a carico nostro, eh? A carico dei contribuenti, perché se vai a caricare sull'INPS è a carico nostro. Risulta ad esempio un libretto autentico emesso il 12 settembre del 1977, e la Guardia di Finanza ha trovato la copia dove, che è stata inviata all'INPS, dove l'indicazione di inizio dell'attività lavorativa di questo soggetto proprietario del libretto di lavoro era invece retrodatata al 3 gennaio del 1977. Quindi è via con questo scivolo pensionistico, ed è una cosa allucinante. Vado avanti a leggere. Il 24 maggio del 2022 il pubblico ministero della Procura di Roma ha chiuso le indagini, all'avviso, ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti non di una, non di due, non di 10 persone,
ma di 101 persone di 5 aziende del gruppo Gedi, mentre a dicembre sempre la stessa magistratura aveva ottenuto un sequestro preventivo di 38,9 milioni di euro, somma equivalente al presunto illecito profitto per Gedi, quindi una somma enorme, amici, che riguarda un gruppo importantissimo che fa informazione. Vi ho già letto tutti i giornali di cui è proprietà, ma nessuno sa assolutamente niente. E un ultimo pezzo ve lo leggo, perché gli investigatori, in una loro annotazione, dicono questo: l'imponente truffa posta in essere ai danni dell'INPS, a parere di questa polizia giudiziaria, è stata finalizzata non a scongiurare un'ipotetica crisi aziendale, ma alla massimizzazione dei profitti. Insomma, a detta della Guardia di Finanza e della Procura che la coordina, avrebbero fregato tutti per ottenere i soldoni. Eppure nessuno lo dice, ed eppure dovete sapere che l'Italia nel 2022 non è salita nella classifica di Reporter senza frontiere tra i paesi con la miglior o maggior libertà di stampa. È tracollata dal 41esimo al 58esimo posto. È molto importante che si migliori anche in questo, perché ricordatevi che la massima espressione della nostra democrazia è quando pigliamo sta cazzo di matita e andando a votare mettiamo una X sulla scheda elettorale, in particolare su un simbolo di un partito. Per poterlo fare dobbiamo avere gli strumenti per giudicare, e lo strumento per giudicare è l'opinione, e l'opinione si forma con l'informazione, con il convincimento che dovrebbe essere radicato sulla verità dei fatti. Siamo arrivati alla fine anche di questo nuovo video di controinformazione. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto. Spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mettete un like, e se mi volete dare una piccola mano per permettermi di andare avanti a fare altri nuovi video di informazione, o meglio ancora di controinformazione, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima!